Buonasera, benvenuti a questa edizione 2018 del ormai tradizionale concerto di Natale, un concerto che la nostra filarmonica ha iniziato ad eseguire fin dagli anni 2002-2003, all'epoca lo facevamo nei saloni del Palazzo Ducale, poi l'abbiamo fatto al Teatro del Giglio e da quando il San Francesco è stato restituito alla città dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, lo facciamo qui dentro ed anzi ringraziamo in modo particolare la Fondazione che oltre a sostenerci ci concede anche questo ambiente unico per il concerto di questa sera e non solo. Ringrazio tutti voi che siete intervenuti così numerosi, ringrazio le autorità che sono presenti anche loro e la loro presenza ci fa particolare piacere e ringrazio tutti i sostenitori della Filarmonica che potete vedere esposti con il loro logo sul libretto di sala che ci danno un sostegno importante non solo per il concerto di questa sera ma per la vita stessa della Filarmonica e dell'Associazione. Sarà un concerto con due ospiti illustri, avete potuto vedere sul libretto, si tratta di Charlotte Ferradini e Gatto Panceri. Alterneremo musica strumentale e canzoni, come è consuetudine fare nella sera del concerto di Natale. Il concerto sarà diretto dal maestro Giampaolo Lazzeri che ha il timone musicale artistico della Filarmonica ormai dal 2000, quindi sono già parecchi anni. E il primo brano che eseguiremo è un brano di Luigi Zaninelli, un americano di origini italiane che proprio subito, fin dall'inizio, ci introdurrà nel clima più classico, più tradizionale del Natale, con una melodia celeberrima che tutti abbiamo imparato fin da bambini. Quindi non resta altro che iniziare, augurarvi un buon ascolto e chiamare sul podio il maestro Lazzeri, che ha curato anche la strumentazione di molti dei brani che ascolterete. Grazie e buon ascolto.
Buonasera, grazie. Applauso al maestro. Buonasera. Intanto ringrazio chi mi ha invitato qui e il maestro che ha fatto tutti gli arrangiamenti, l'orchestra. La prima canzone che vi canto non ha bisogno neanche di presentazione, Stand By Me. Io però ho bisogno degli occhiali per... Ok.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. But you want you as you stand, stand with me. So darling, darling, stand. Should tumble and fall, and the mountain should crumble across the sea. I won't cry, I won't cry. No, I worship thee just as long as you stand, stand on me. So darling, darling, stand. Grazie. Vorrei però che dicessi tu qualcosa, Giampaolo, su questa canzone, perché in realtà è stata una sua proposta che io ho accettato molto volentieri, una sfida anche, perché è una ninna nanna della fata. Da dove tratta questa canzone? È una ninna nanna della fata tratta da un'opera scritta dalla signora Natalia Valli, dall'opera Pinocchio. Siccome questo brano è particolarmente intenso e soprattutto sarebbe stato un brano lirico, ma ascoltando la voce di Charlotte, nonostante non sia lirico, l'idea è stata quella giusta per poter eseguire questo brano. Quindi vi lascio alla sua voce. Buon ascolto. Grazie. Thank you.
Oh,
Adesso canto una canzone che è stata scritta in Francia, è nata lì la canzone in francese, però è stata poi fatta in italiano, Le Foglie Morte, e anche tante volte in inglese. Allora c'erano tantissime versioni, io ho cercato di così attingere un po' da una versione di Eric Clapton, che ha un tocco blues nella voce, la canta un po' soffiata, e naturalmente poi è anche un chitarrista, quindi io sono un chitarrista e mi sentivo in feeling con lui. Poi cosa succede? Che adesso con l'orchestrazione le canzoni prendono anche un'aria, è venuta fuori questa contaminazione di Autumn Leave, e ve la facciamo sentire. The falling leaves
life be my window, the falling leaf of red and gold. I see your lips, lips, the summer kisses, kisses, the sabor I used to hold. Since you went away, the days grow long and so nearly. Poi ce n'è una, tutti pezzi famosissimi, ho detto, eh? Come si fa a non fare un concerto di Natale una canzone come What a Wonderful World di Louis Armstrong? Certo che cantarla è sempre tosto, perché io ho sempre cantato solo le mie, sono un cantautore, però mi sto riscoprendo interprete, quasi quasi canto le canzoni di altri andando avanti, mi diverto di più. Facciamo questa, Louis Armstrong la fa rocca, io la voce rocca ma la farò pulita, per cambiare. Vediamo cosa succede. Il pezzo è talmente bello che questi pezzi sono così belli che bisogna, si possono interpretare in tanti modi. E sono, poi i tuoi arrangiamenti sono bellissimi. Facciamo ancora un applauso a Giampaolo che e a loro naturalmente. I see streets of green, red roses too. I see the blood for me and I think to myself, what a wonderful world. Skies of blue and clouds of white, day, bright, blessed day.
The dead secret night, and I think to myself, what a wonderful along the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, who do you do? They really say, oh, I love babies crying. I watch them grow. They learn much more, they learn never more. I think you myself, what a wonderful world. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Penso che il sogno di ogni cantante italiana sia quello di interpretare almeno una volta un brano di una grandissima Mina con un'orchestra del genere, e oggi almeno il mio sogno si avvera. Vorrei che fosse amore. Amore, la cosa che io sento per te. Vorrei che fosse amore,
Grazie mille al maestro Giampaolo Lazzari, alla mitica orchestra e a Luca. Grazie.